Eccoci qua per un altro piccolo osservazione. Lanciano i palloni, no? Space Balloon. Andiamo sul primo. Ci sono dei web siti che ti consentono di capire dove andrà a finire il pallone che hai lanciato da una certa posizione, una certa ora, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa qua, facendo un semplice ragionamento, non occorre essere scienziati come sempre da me, ti dice che no, qua c'era un po' di vento in questa direzione, qua c'era un po' di vento, poi cambia il vento, va di là, qua c'era un po' di vento, poi torna indietro, va dall'altra parte, no? Quindi qua c'era un po' di vento così in questo tratto qua e poi ha smesso, tac, no? Questo qua, tac, arriva là, quello arriva di là, in sostanza non ruota proprio un cazzo di niente, insomma, se non si capisce con questo momento di inerzia angolare eccetera eccetera, non vale niente quella cosa là, perché comunque il pallone non sta 2 secondi in aria, sta ore, 2, 3, 6 ore, certi quelli che vanno su lenti stanno anche 6 ore, guardate i video, li trovate. In ogni caso 6 ore, poi voi, a voi che piace fare i calcoli e vi friggete la testa con quelle cazzate di calcoli, allora potete fare i calcoli tranquillamente, non disabiliterò questa volta i commenti, era solo per il video di Sole, per copiare un po' Giovanni Colla il quale a mio avviso si perde un po' troppo con i commenti dei baby palle trademark. Anche la mongolfiera non sta 10 minuti su, no? Altro che 6 ore, può stare anche giorni. E in giorni cosa fa? La terra ruota e lui non ruota insieme. Strano, no? Se non sei attaccato alla terra, a un certo punto smetti di ruotare, oppure ruoti più lentamente. Ma visto che non ruota un cazzo di niente, mamma mia che poeta che sono in questo periodo. Allora, bene, ho finito così. Ricercate voi stessi questa cosa qua. Fate i calcoli, fate tutto quello che volete. Tanto non serve a un cazzo. Salute!